Give me the goo, straight into my hard drive. Give me the goo, straight into my hard drive, baby. Yeah, 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 yeah. I'm 15 in my garden skipping. My neighbor Sue is watching me from her window. Oh, mama, did you tell Sue I'm a millionaire now, baby? Trading that crypto. Give me the gold, give me that fire, give me that gold, give me that fire. Crying on a stranger is so very soothing, and outside my school, my teacher took me to one sign and told me I left the neoliberal. Don't be afraid to make a name. Please turn your attention to the screen for information provided by the local police. Siamo ancora nelle prime giornate della competizione, ma un verdetto pesante potrebbe arrivare già. Una delle due squadre che tra un po' scenderanno in campo si trova infatti nell'insolita posizione di poter già staccare i biglietti per salire di categoria, in quella che verrebbe ricordata negli anni a venire come una cavalcata trionfale. Una vittoria è tutto ciò che serve, la concentrazione di tutto l'ambiente è il simbolo della consapevolezza di quanto sia grande il risultato che hanno a portata di mano. Vieira con il fallo. Questo è un passaggio quantomeno discutibile. Pallone interessante in verticale. Cerca lo spunto. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Gioca con un pallone lungo. Grande tempismo del portiere. Mohamed Salah. Di nuovo in possesso, ora possono riprovarci. Il Benfica al calcio di punizione. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Nello spazio per Scholl, tocca verso il centro. Intervento fondamentale. La mette in avanti. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Ci prova con un pallone profondo. Deve solo tirare. Balti! E il portiere dice di no. La gioca all'indietro, riceve in aria e no, niente, è finito in fuorigioco. Davis, Messi chiede lo scatto e cerca la profondità. Mbappé ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Messi, magnifico gol, magnifico, questo è un gol stupendo, stupendo. E non c'è più bisogno del cannocchiale per guardare la terra promessa, ora è lì, a portata di mano. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria, l'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi, non poteva arrivarci Fabio. Un gol del vantaggio davvero pesantissimo. È qui che la partita di Mbappé. Grande parata dell'estremo difensore. Ti dà la sensazione che riesca davvero ad arrivare su ogni pallone oggi.
si lascia bindolare, recupera palla, allontana il pallone. Difesa ben posizionata, assorbe il contatto e ruba palla. Pensa al tiro e ci prova. Mount. Provano a partire in velocità. Prova a darla profonda, nello spazio. Supera il diretto avversario. Cross verso il centro dell'area. Cerca una soluzione con la palla lunga. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. E trova il compagno. Vieni là! Che grande parata. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. Mbappé calibra un bel pallone. Tocco preciso. Prova il tiro. Portiere battuto. Rete. Sono passati pochi minuti per riprenderli. Pareggio immediato. Questo è il modo giusto per rientrare in partita. Non hanno perso la speranza e si sono subito riorganizzati per andarla a pareggiare. Lasciato indisturbato, non sbaglia l'appuntamento con la rete. Grande sforzo di squadra per questo gol. Per liberare così bene un finalizzatore di razza, normalmente sorvegliato speciale, i movimenti... Mbappé! E c'è il gol della Lazio! Bucano di nuovo il portiere, di nuovo si portano in vantaggio per la promozione. Conclusione straordinaria all'angolino, inutile l'intervento del portiere. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta, la sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. E passano in vantaggio. Rodrigo. Vinicius Junior cerca il passaggio profondo. Salah sceglie di andare per vie verticali. Pronto al tiro. Parata di Navas. Ci prova con un pallone profondo. Errore qui, pallone sprecato. Opportunità di ripartire. Mbappé. Davis. Vinicius Junior. Pericolo in area. Occhio al tiro. Miracolo di Khan. Parata da campione su una conclusione velenosa. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Opta per il tocco corto. Si è fatto trovare pronto, scattando al momento giusto. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Da una parte all'altra del campo, di certo non ci si annoia. Mbappé! Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Two added minutes has been indicated. Soltanto rimessa laterale qui. Ed ecco che viene servito sulla fascia. Pochissimo tempo a disposizione. Davis. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Sono stati 45 minuti di sostanziale equilibrio dal punto di vista tattico, nonostante il gol che separa le due squadre. Non mi sorprenderebbe se il secondo tempo dovesse regalarci altri due o tre colpi di scena. 2-1 il punteggio. È stata una partita molto intensa con già tre gol e ovviamente tutto è ancora possibile. Si ricomincia. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile.
Mi sembra chiaro che abbiano deciso di affidarsi al possesso palla e al gioco di posizione, Fabio. Sì, Luca, guarda come gestiscono lo spazio per trovare sempre l'uomo libero dietro la linea di pressione avversaria. È vero, e alla fine giocano in maniera semplice, passaggio corto su una traccia pulita, anche dietro se necessario. Eppure risalire il campo così non è facile e servono i movimenti giusti di tutta la squadra. Se ne va. Hanno ottenuto un fallo laterale. James cerca l'uomo là davanti. Ecco che parte il cross. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Pallone interessante, in verticale. Si libera con classe. Ha incontrato un degno avversario, non avanza oltre. Effettua un passaggio lungo. Scodella in avanti. Era al posto giusto, un bell'anticipo. Messi. Mohamed Salah. Va via in profondità. E passa Salah! Che parata! Certo, non un intervento di routine. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Rodrigo. Bella questa azione, devono continuare ad insistere. Ormai non hanno altra scelta, devono solo attaccare. È proprio così. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Vede lo scatto e cerca la profondità. Si libera con un dribbling. Cross di Rodrigo. Riesce ad intercettare. Ecco un'occasione di contropiede. C'è Messi. Prova a darla profonda nello spazio. Prova a passare con un pallone profondo. Ottima la conclusione. Ottima giocata. Si è coordinato bene e ha effettuato una buona conclusione. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Avversari bloccati a uno. Salta e colpisce di testa. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Beh, la caparbietà non gli è mancata, con vari difensori addosso non poteva. Rabiot! Parata di Navas. Si riparte con un fallo laterale. Dunque, rimessa laterale. C'è il colpo di testa! Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Errore qui, pallone sprecato. Il portiere la spedisce su. Vede lo scatto e cerca la profondità. Rabiot. Messi. Prova Salah. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Bravo il difensore a supportare la manovra anche in attacco. E trova bene il compagno. Cerca un varco con un pallone lungo. Prova a metterci il piede. Palla in avanti verso il compagno. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Salah. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Guarda, il loro atteggiamento spregiudicato è ammirevole. Ma forse farebbero bene a difendere il vantaggio. Sceglie di andare per vie verticali. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Ed ecco un'altra rimessa laterale.
Sono stati forse un po' superficiali in questo frangente. Per come si è messa la gara, devono capitalizzare al massimo le occasioni che gli arrivano. Traversone di James. Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Non può sbagliare. Grande parata su una palla insidiosa. Intervento a liberare. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. È il momento di alzare i calici al cielo e festeggiare la promozione. E con una grande vittoria, tra l'altro. Ci aiuti a capire meglio che partita è stata quella di oggi, Luca. Sono stati fantastici, Fabio, e hanno disputato una grande partita. Riuscire a giocare così bene in un incontro... Like hot sauce, always remind me why I'm yours, but you got a lot on your